Devi viaggiare e portare con te il tuo gatto? Saprai certamente che il micio non ama stare nel trasportino. I gatti sono animali notoriamente territoriali e sensibili ai cambiamenti, e possono sentirsi stressati quando vengono tolti dal loro ambiente familiare. Una cosa è certa, è fondamentale creare un ambiente confortevole all'interno del trasportino. Questo significa scegliere un trasportino della dimensione giusta, che permetta al gatto di muoversi un po' e non sentirsi troppo confinato. È utile lasciarlo aperto e a disposizione in casa nei giorni precedenti, in modo che il gatto possa abituarsi alla sua presenza e non lo associ solo ai viaggi o alle visite dal veterinario. Un piccolo trucco è quello di inserire dei piccoli premi a base di cibo all'interno del trasportino, oppure dei giochini o oggetti a lui familiari. Durante il viaggio fai delle pause regolari, soprattutto se il tragitto è lungo. Potresti portare con te un guinzaglio per far sgranchire un po' il gatto durante queste soste. Ma fai attenzione che sia ben assicurato all'imbrago e assicurati di non stressarlo ulteriormente, soprattutto se il micio è ipersensibile al rumore delle macchine. Le piazzole e le aree di sosta, ad esempio, non sono il massimo. Tuttavia, se il tuo micio sta riposando, non disturbarlo. Spesso i gatti trovano il loro equilibrio all'interno del trasportino e conviene lasciarli tranquilli fino alla fine del viaggio, per non alterare questo equilibrio. Un'altra cosa che devi valutare è dove metterai il trasportino. I gatti hanno un udito molto fino e non amano il baccano, quindi tienilo lontano dalle casse della radio ed evita il baule. Inoltre, amano guardare il mondo dall'alto, quindi cerca di posizionare il trasportino in un punto rialzato, così si sentirà più sicuro. Se il gatto non è abituato ai viaggi, potresti consultare un veterinario comportamentalista che ti darà dei consigli su come abituare gradualmente il gatto al trasportino e ai viaggi. Inoltre, potrebbe consigliarti dei prodotti, come feromoni o soluzioni naturali, che possono aiutare a calmare il tuo amico peloso durante il viaggio. Si sta abbandonando progressivamente l'abitudine a somministrargli farmaci tranquillanti. Ma quanto tempo può viaggiare un gatto nel trasportino? Idealmente il meno possibile, ma se il gatto è abituato e non mostra segni di disagio, può rimanere nel trasportino anche per diverse ore.